Grazie Presidente Guzzini, grazie Presidente Marcolini, grazie a voi per l'invito, è veramente un onore essere qui per i 50 anni di questa meravigliosa istituzione che è sempre stata un faro di pensiero e di education nel nostro paese, continua ad esserlo, sicuramente lo sarà anche in futuro. I temi di cui parleremo oggi sono veramente impegnativi, sono impegnativi perché hanno delle valenze di carattere globale, come ovvio parliamo di innovazione digitale, competenze e competizione, hanno delle valenze di carattere nazionale, come le affrontiamo nel nostro paese, ci sono fattori diversi, alcuni fattori giocano in una direzione, altri giocano in altra direzione e poi naturalmente anche a livello locale, regionale sentivamo adesso il Presidente Guzzini, ricordarci alcune realtà che stanno evolvendo, forse non tutte nella direzione sperata. Naturalmente quando si guarda a tutti questi temi contemporaneamente è molto difficile tenerli insieme e coordinare il pensiero, e per la verità non c'è concordanza di pensiero a livello internazionale, a livello globale. Su questi temi, quando parliamo di innovazione tecnologica e la mettiamo al centro in questo momento della nostra riflessione, in particolare l'innovazione di tipo digitale, ci sono realmente due, se non scuole di pensiero, due tendenze di pensiero che sono totalmente, diametralmente opposte. Possiamo veramente dividere un po' il mondo da questo punto di vista tra chi ritiene che le tecnologie porteranno, stanno iniziando a portare delle trasformazioni formidabili che non vanno solo nella direzione di migliorare qualitativamente la vita delle persone, ma che porteranno a un nuovo rinascimento, a una nuova epoca di crescita, di crescita della produttività, di crescita della produzione, di crescita complessiva a livello nazionale, sovranazionale. E questa è un po' quello che noi chiamiamo la parte dell'ottimismo tecnologico. Ci sono veramente molte scuole che vanno in questa direzione, ma non è l'unica alla quale si guarda. Ce n'è un'altra che invece la vede in maniera molto diversa. Sicuramente tutti avete sentito parlare della tendenza di pensiero della stagnazione secolare, per cui si ritiene che in realtà la tecnologia non porterà appunto delle modificazioni sostanziali dal punto di vista della produttività, della capacità di crescita, bensì siamo inseriti in un ambito in cui il fatto che da ormai parecchio tempo e comunque si guardi in avanti la crescita della produttività stia ristagnando o non crescendo a sufficienza per corrispondere anche a quello che è l'altro fattore fondamentale, quello dell'aumento demografico a livello mondiale, non in Italia, noi siamo alla tendenza opposta, ecco, non sarà sufficiente per appunto compensare quelli che sono i fattori di rallentamento. Sono due visioni molto diverse, pensate che grandi economisti, penso a Robert Gordon, penso a Larry Summers, Robert Gordon addirittura a un certo punto si è espresso in maniera molto, così altezzosa rispetto a quella che è l'attuale ondata di innovazione tecnologica, sostenendo che ci doveva portare chissà quale meraviglia e tutto quello che ha saputo darci sono i social network, che è una visione molto riduttiva e indica anche una certa incomprensione di quello che accade. Ma certo dall'altra parte ci sono forse delle enfasi eccessive su quello che può portare la rivoluzione tecnologica. Di certo quello a cui noi stiamo assistendo è l'impatto della tecnologia, soprattutto la tecnologia digitale sul mondo delle organizzazioni, il mondo del lavoro che ha in alto chiaramente tutti gli aspetti di carattere più sistemico e quindi a livello di paese, a livello anche sovranazionale e sotto a tutte le implicazioni che riguardano le persone, ciascuno di noi nelle sue varie funzioni che sono molteplici. Ma l'impatto della digitalizzazione, delle tecnologie digitali che ormai avvertiamo dappertutto in termini che si dicono pervasivi, infestanti, ma si dicono anche esponenziali, combinatori, è formidabile e appunto dobbiamo cercare di capire se sarà in termini macroeconomici, se vogliamo,
un impatto che porterà a aumentare l'occupazione, se il saldo che noi abbiamo davanti tra posti di lavoro che vengono creati dalle nuove attività saranno più che compensatori rispetto a quelli che verranno invece toccati e in qualche modo sostituiti, diversamente si dice sempre da quelle che sono state le precedenti rivoluzioni industriali, perché di rivoluzione industriale stiamo parlando, o comunque di rivoluzione industriale tecnologica o tecno-economica, oppure se invece questo saldo sarà pesantemente negativo. C'è una grande preoccupazione rispetto al potenziale di disoccupazione tecnologica e quindi anche su questo ci si confronta senza che si possa arrivare normalmente a comporre le differenze o a comporre i punti di vista diversi. Tutto è aperto in questo momento. C'è invece una sostanziale, credo, convergenza di opinioni rispetto al fatto che per fare fronte a tutto questo occorra fare una cosa molto precisa, riscoprire, semmai non si fosse ricordato fino ad oggi, che poi a gestire tutto questo sono le persone, e quindi nella crescente velocità del cambiamento sono le competenze l'elemento centrale che consentirà a tutti noi di riuscire a gestire nella maniera migliore quello che sta accadendo e quindi tutti questi enormi e velocissimi cambiamenti. E si usa molto facilmente oramai la parola disruption per definire non solamente più quella che sono alcuni caratteri formidabili della competizione tra organizzazioni, tra imprese, tra paesi. In realtà la disruption, che significa poi in italiano sconvolgimento, significa rottura di equilibri, significa forti modificazioni a velocità estremamente elevata, non sappiamo ancora valutare pienamente quali sono le implicazioni per ciascuno di noi, per le persone. Di certo ci rendiamo conto che ormai è molto difficile rimanere legati a determinate attività per un lungo periodo, molto spesso il mercato in senso ampio ci costringe a cambiare, costringe tutti noi a cambiare, questo richiede aggiornare continuamente le proprie competenze e siamo di fronte a un sistema educativo che non sta, almeno nel nostro paese, reagendo in maniera appropriata rispetto a questa percezione di evidenze, rispetto a questa necessità crescente di aggiornamento sia professionale sia culturale in senso lato. E siamo qui appunto con questa tavola rotonda a cercare di capire in che direzione si possa spingere invece questa che sembra essere la soluzione madre per qualunque tipo di trasformazione tecnologica, per qualunque tipo di disruption, rivoluzione, chiamiamola un po' come vogliamo, ma se non riusciremo a appunto rimettere le persone al centro del processo e aggiornare e fare in modo che a livello pubblico e a livello privato, quindi a livello pubblico perché i sistemi educativi sono essenziali, a livello privato perché le aziende hanno un compito molto preciso di aggiornamento e di retraining della forza lavoro, e a livello privato nostro perché ognuno di noi dovrà darsi da fare per aggiornare conoscenze e competenze in maniera continuativa, ecco, tutto questo potrebbe essere forse quello l'elemento risolutivo, ma dobbiamo capire se si è presa la direzione giusta, se si stanno adottando le giuste soluzioni e nella quantità appropriata. Un ultimo elemento, proprio per dare il tono, diciamo, di quello che può essere un elemento di preoccupazione rispetto a tutto questo, sono le notizie che sono comparse in questi giorni sul fatto che nel solo 2016 50.000 giovani hanno lasciato l'Italia per andare a cercare lavoro altrove. Ora questa perdita, questo che in passato si chiamava brain drain, questo che è un vero e proprio dramma sociale e individuale, anche se naturalmente poi si può pensare che ci siano delle grandi opportunità ovunque nel mondo e siamo cittadini del mondo, ma questo rappresenta una perdita netta rispetto a uno sforzo educativo che è stato fatto in questo paese. Il fatto che non ci sia la possibilità di dare un lavoro e un reddito adeguati a ben 50.000 persone in un anno, solo, rappresenta, credo, un punto dolente del quale dobbiamo farci carico con una certa urgenza. Ecco, io non vedo senso di urgenza,
non mi pare che ci sia una sensazione di emergenza, ci sarà dispiacere, ci sarà dolore, ma non vedo senso di urgenza neanche a livello pubblico, a livello di dibattito. Ecco, credo che noi siamo qui per questo. Questo dovrebbe essere il nostro compito, come il vostro, soprattutto come educatori. Dobbiamo veramente riuscire a stimolare una serie di nuove misure, una serie di nuove percezioni, una serie di nuove anche leggi che portino nella direzione voluta. E lasciatemi dire che un paese che in una crisi come quella che noi abbiamo attraversato si permette di diminuire le risorse dedicate all'istruzione invece che raddoppiarle, forse non ha capito dove sta andando il futuro.